Cari amiche e amici che ci seguite da casa, col vostro Marco Pareti per About Umbria. Oggi siamo con la rubrica Fiabando nell'isola che c'è. I messaggi in rete oggi ci arrivano con Maria Pia Minotti, dal lago Trasimeno, esattamente dall'isola Maggiore. Con Maria Pia ci siamo già incontrati e già visti un'altra volta con questa rubrica, dove Maria Pia ci ha intrattenuto in maniera meravigliosa e ci ha raccontato una favola dei fratelli Grimm, il fuso, la spola e l'ago, dove praticamente oltre al racconto della favola questa nostra rubrica vuole anche trarre delle riflessioni anche sulla struttura della fiaba stessa, ma anche l'utilizzazione che possono essere alcuni passaggi nell'utilizzazione nei propri campi di applicazione anche professionale. Non dimentichiamo che Maria Pia, innanzitutto la salutiamo. Ciao Maria Pia! Ciao, ciao Marco! Maria Pia è psicologa e psichiatra e utilizza... No, psicoterapeuta. Oh, scusa, psicoterapeuta, vuol dire. Sì, hai ragione, psicoterapeuta. Psicoterapeuta ovviamente utilizza nella sua professione, ha utilizzato sempre nella sua professione la fiaba come strumento professionale, ma è appunto la fiaba viene utilizzata anche nell'ambito dell'insegnamento, della formazione in genere, oltre che nel campo appunto medico o nel campo psicologico. Ma prima di entrare... Mi rendo conto, scusa se ti interrompo, anche del fatto che sono stata una docente di lettere. Assolutamente, assolutamente. Quindi ho usato la fiaba nella scuola con gli adolescenti e quindi con ragazzi in formazione, con gli insegnanti nei corsi di aggiornamento per insegnanti e come terapeuta. Assolutamente bellissimo, quindi la tua esperienza è trasversale, la fiaba veramente è così duttile, è così flessibile proprio per tante funzioni che ha. Questa rubrica, Fiabando nell'isola che c'è, non a caso si chiama in questo modo, perché appunto la Maria Pia è anche, diciamo, la genitrice di un evento che viene fatto sempre sull'Isola Maggiore ogni anno. Si è concluso, siamo arrivati alla settima edizione, doveva essere fatta l'ottava edizione, doveva essere Sarà fatta l'ottava, l'ottava. sarà l'ottava, Sarà perché questo è un incontro per tutti coloro che amano la fiaba o sono incuriositi dalla fiaba o che vogliono avvicinarsi alla fiaba o che vogliono testare alcune cose della fiaba. Comunque parliamo del mondo della fiaba, è veramente un evento eccezionale che ogni anno, da 7 anni a questa parte, si è sempre celebrato sull'Isola Maggiore. Lo scorso anno anche ho avuto un appendice a Tuoro, sul Trasimeno, presso il teatro, e sarà fatta per la prima volta su 2 giorni, e adesso a settembre appunto era in animo di fare appunto la ottava edizione. Ma lasciamo per raccontarci un po' di Fiabando nell'isola che c'è di Maria Pia, come ha avuto origine questo tipo di evento e che cosa è il programma di Fiabando nel prosieguo delle sue edizioni. Allora, bisogna cominciare da un po' di anni fa, dal 2011 più o meno, e dal quale è nato l'idea, parlando con l'assessore alla cultura di Tuoro, di fare un laboratorio sulla fiaba nell'Isola Maggiore. Ed era un laboratorio tenuto ed è stato tenuto nel 2012 con una serie di persone che venivano la domenica ad Isola Maggiore nel pomeriggio e trovavano me durante l'inverno, quindi con un bel freddo, che avevo la chiave del Museo del Merletto che riscaldavo, pulivo e tenevamo questo laboratorio, questa serie di incontri in cui abbiamo parlato sia della struttura letteraria della fiaba, perché la fiaba è un genere letterario a sé stante, certo, che ha una sua struttura proprio nella elaborazione, nella stesura della narrazione.
anche della presenza del mito, quindi la ricerca dei miti che erano presenti nelle fiabe che conoscevamo, il linguaggio della fiaba e quindi la metafora, l'allitterazione, la filastrocca, la cantilena, tutte cose che sono presenti nella fiaba. I rituali di iniziazione, il ricordo dei rituali di iniziazione, quindi la scansione dei rituali di iniziazione e così via. Cioè la struttura della fiaba dal punto di vista proprio letterario, di come si presenta e di quelle che sono le forme del linguaggio della fiaba. Quando siamo giunti alla fine del nostro laboratorio, ci è venuta voglia di rendere pubblico ciò che avevamo appreso in questo percorso ed è nata l'idea del fiabando nell'isola che c'è, che è un percorso in cui le persone che arrivano sull'isola ignare di qualsiasi età e di qualsiasi formazione culturale che vengono invitate a scrivere la propria fiaba e incontrano su quella che noi abbiamo chiamato la via della fiaba, cioè sul lungolago, una serie di postazioni che poi sono tenute oggi da attori che prendono alcune delle funzioni della struttura fiabesca. E quindi 5-6 stazioni in cui trovano questi operatori che chiaramente hanno fatto un laboratorio, perché poi nel frattempo io ho tenuto laboratori sulla fiaba anche a Poggi Bonzi, anche a Siena, e quindi ho operatori che arrivano dalla Toscana e dall'Umbria e vengono guidati nella stesura della propria fiaba. Senza alcun condizionamento, cioè devono scegliere loro il luogo, i personaggi e tutto. Noi gli diciamo, gli operatori gli dicono solo a questo punto il tuo eroe o la tua eroina deve partire, deve andare via, o a questo punto riceve l'oggetto magico e c'è la maga che fa il fumetto e gli dà l'oggetto Ok, magico. bellissimo. Ci sono le prove dell'eroe, tipo Sfinge, no? E quindi che fa degli indovinelli. E poi il tutto è arricchito, la giornata è arricchita da una serie di spettacoli, alcuni che hanno come argomento la fiaba. Un anno abbiamo avuto il teatro aereo di Arezzo, di trapezisti che hanno reso Eros e Psiche il trapezio, così, e quindi l'anno scorso purtroppo abbiamo dovuto fare le cose al chiuso perché pioveva, perché c'era poca gente e ha avuto il coraggio di raggiungerci, e Certo. quindi gli spettacoli sono stati un po' compressi e anche diminuiti, perché alcune, per esempio, una compagnia di Firenze non è arrivata, che doveva fare proprio l'asino d'oro, e quindi Ricordo di questa cosa. c'è. Ecco, questa è più o meno la giornata del fiabando, all'insegna della gioia, all'insegna della, diciamo, anche dell'unione della famiglia, perché per esempio nella raccolta di fiabe che è uscita, c'è la fiaba di una bimba di 5 anni e mezzo di Pordenone che ha dettato la sua fiaba alla mamma. E quindi questa collaborazione madre-figlio, oppure padre-figlia, il padre che scrive perché il bambino non sa ancora scrivere ma che detta, ed è molto bella, Molto è bene. molto anche istruttiva e probabilmente è anche una maniera di tirar fuori la fiaba dalla stanza dei bambini per farli scoprire anche agli adulti quando il potenziale di immaginazione e fantasia rimane in noi fermo, sempre vivo, dalla nascita alla morte, e di come nella nostra vita noi e nelle nostre narrazioni dispieghiamo gli archetipi del nostro inconscio.
dell'inconscio collettivo. Cioè, ascoltare te è sempre bellissimo, una cosa meravigliosa perché dici delle cose in maniera molto delicata e anche in modo fiabesco con questo tipo di linguaggio, comprensibili a tutti e per tutti. E quindi Grazie. sei veramente di un'efficacia formativa e di apprendimento veramente fantastico. Quindi io lo so questa cosa qui e Grazie. sicuramente l'avranno apprezzato e lo apprezzano continuamente tutti quanti, con la dolcezza poi come racconti le cose. E fiabando, perché quando avremo l'occasione di ripartire, no, Maria Pia, nel fare la prossima edizione. Il 26 di settembre, io ci spero, non solo ci spero, io so che ci sarà. E Ci sarà e ci saremo, ci saremo. ovviamente. Ci saremo il 26 settembre, quindi ci auguriamo veramente che quella data si possa fare quello che dobbiamo fare e ci sia questo evento meraviglioso. Quindi per tutti, venite a Fiabbando il 26 settembre, ovviamente se ci sono le condizioni per farlo, ma noi lo speriamo, questo e ne siamo convinti che ci saranno per poterlo fare. Il 26 settembre perché sarà un'esperienza straordinaria per vivere il mondo della fiaba da vicino, ma soprattutto capire e entrare nei meandri della stessa. E come dicevamo, oggi è dedicata a una nuova fiaba. Nuova fiaba, se l'altra volta dei fratelli Grimm era il fuso, la spola e il lago, quest'oggi parliamo di una delle fiabe. Prego, Maria Pia. Una delle fiabe più conosciute, Esatto, sempre sì. l'origine è Grimm, sono i fratelli Grimm, con Esatto. qualche piccola variazione personale. E questa è una delle fiabe ovviamente europee più popolari, appunto, come ci anticipava, e probabilmente con tutte le sue varianti, innumerevoli varianti, ma poi Maria Pia entrerà bene nello specifico. Ma quando si diceva, io ricordo quella sempre del Perrault, ragazzi, stiamo a fine del 1600, quasi 1700, nel 97, 1697, le Petits Chaperons Rouges. E poi c'è quella dei fratelli Grimm è venuta invece circa durante la metà del 1800. Però ci sono tantissime versioni italiane o altre cose. E qui Maria Anche Pia ci in fa. Corea, Anche in Corea. Ah, però ecco. anziché il lupo c'è la tigre, o in Certo. Africa, dove c'è il fratello cattivo, per cui abbiamo una serie di variazioni Variazioni notevoli. anche intercontinentali a questo Sì, punto, no? è una delle fiabe più usate e conosciute nel mondo. Assolutamente. Infatti, le dicevo proprio con te prima che il Terani, che è uno studioso, un antropologo, ne ha analizzate 58 versioni. 58. E quindi sono ovviamente fiabe queste che si tramandano per via orale. Orale. Probabilmente molte di queste versioni appunto sono derivate a delle modifiche fatte per via orale oppure sono delle versioni che si sono aggiustate cammin facendo, riportate secondo la collocazione dei territori, degli animali, sono state adattate sulle risorse che stanno vicine, sugli ambienti. Però senza che andiamo troppo adesso nello specifico. Noi faremo questo intervento sulla fiaba di Cappuccetto Rosso in due momenti. Il primo momento se sarà proprio la lettura della fiaba di Cappuccetto Rosso. Faremo uno stop e poi ci riprendiamo con un altro file perché nella seconda parte invece ci dedicheremo all'analisi, a delle riflessioni proprio sulla struttura della fiaba e su quelle che sono le Sul chiavi di lettura. simbolismo. E sul simbolismo ovviamente della stessa. Ok, quindi a Maria Pia Minotti, grazie Maria Pia per questo, a te la lettura di Cappuccetto Rosso. Quale Questa volta versione? non Raccontaci quale appunto, versione. perché non questa volta non leggo, ma Sì, racconto bene. così come mi è stata raccontata. Perché la fiaba si tramanda appunto come dicevi tu in via orale e ogni volta riceve una lievissima mutazione che nel tempo finisce per stratificarsi e divenire una parte non trascurabile della narrazione. Quindi io la racconto come mi è stata raccontata. Bene, ma ci possiamo sapere
E tu, io lo so, ma da chi ti è stata raccontata e in quale Dalla mia occasione? mamma, perché durante la guerra non c'erano i libri e la mia mamma mi aveva disegnato. La mia mamma era una insegnante di scuola materna e mi aveva disegnato su di un album da disegno la storia di Cappuccetto Rosso Bellissimo. e con i gessetti colorati. E io giravo con il mio libro sotto il braccio, non sapevo ancora né leggere né scrivere, e però leggevo la mia fiaba e la raccontavo come volevo anche io raccontarla, come l'avevo Bellissimo. capito io. E quindi, ed è rimasta dentro di me e io penso che sia la base del mio copione di vita. Fantastico. A te Maria Pia, vai. C'era una volta, tanto 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 tempo fa, forse quando gli uomini capivano anche il linguaggio degli animali, il linguaggio degli uccelli, un piccolo villaggio in cui c'era una bimba che aveva ricevuto in dono una mantellina con un cappuccetto rosso, con un cappuccio rosso, tanto che amava talmente tanto che spesso l'indossava e tutti la chiamavano ormai Cappuccetto Rosso. Un giorno la mamma la chiamò e le disse: "Guarda, c'è la nonna che non sta molto bene. Vai, portale questo panierino con dentro una focaccia e una fiaschetta di vino. Ti prego, non fermarti nel bosco, ma va lesta. E quando sarai dalla nonna, dalle la fiaschetta di vino e la focaccia." La bambina parte con i suoi zoccoletti e con la sua mantellina, la sua cestina e arriva nel bosco. E il bosco è così pieno di profumi, di fiori, di erbe colorate. E dice: "Se raccolgo qualche fiorellino e porto un mazzolino di fiori alla nonna, come sarà contenta la nonna?" E quindi comincia un fiorellino qua, un fiorellino là, e comincia a raccogliere dei fiori. Ed ecco che dal bosco viene fuori il lupo. E la bimba non si spaventa. E il lupo è molto seduttivo con lei e dice: "Oh, che cosa fai, bella bambina? Raccolgo dei fiori per la nonna." "E dove sta la tua nonna?" "Al di là del bosco, nella casetta al di là del bosco, ma non sta tanto bene." "E allora vado a trovarla e gli porto la focaccia e il vino." E il lupo dice: "Ah, facciamo una gara, vediamo. Io prendo la strada più lunga e tu prendi la strada più corta e vediamo chi arriva prima." E il lupo, ploc, 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 con quattro salti, ecco che arriva alla casetta della nonna e invece il Cappuccetto Rosso ci mette un po' di tempo in più. Quando il lupo è alla porta della nonna, bussa e la nonna fa: "Chi è?" E il lupo: "Sono Cappuccetto Rosso, nonna." E apri, tira il paletto ed entra, dice la nonna. E il lupo entra e, oh, in un boccone, inghiotte la nonna. Poi si mette la sua cuffietta, si mette la sua camicia da notte e si infila nel letto. Chiude tutti gli scuri, chiude tutto ed è tutto buio. Ed ecco che arriva il Cappuccetto Rosso. Toc toc. "Chi è?" "Sono Cappuccetto Rosso, nonna." "Tira il paletto ed entra." E il Cappuccetto Rosso entra. Ed è tutto buio. Ma vede nell'ombra una cuffietta bianca. E allora dice la nonna: "È a letto." E mi metto vicino a lei. E sto vicino a lei. Ed ecco che il lupo in un boccone inghiotte anche lei. Ed è lì e si mette a ronfare con un pancione oramai così grande, che non si può muovere dal letto.
e ronfa così forte che il boscaiolo, amico della nonna e amico del bosco, lo sente fuori e dice: oh, che fa? Ha fatto la nonna che oggi russa così forte. E entra e trova che c'è il lupo e fa un'operazione come ciò che gli fa vomitare nonna e fanciulla che escono fuori indenni perché il lupo non le ha mangiate, ma le ha solo inghiottite. Il lupo scappa nel bosco e la nonna e la fanciulla vissero contente e felice ancora a lungo. Bellissima, bellissima, bellissima. Non l'avevo mai sentita questa versione. No. No, veramente bellissima. Sì, perché le fiabe dei Grimm hanno qualche cosa di legato a quella che è la saga nordica, diciamo, sono più cupe, e poi i Grimm erano due pastori protestanti, mo Certo, parliamoci, che avevano certo. tutta una serie di intenzioni e non Assolutamente. erano quelle semplicemente di raccontare e di raccattare le fiabe. Sono un pochino più cruente, no? In qualche modo. Molto cruente, perché ne hanno fatte due versioni di Cappuccetto Rosso, una in cui il cacciatore gli apre la pancia e escono, però escono sempre la nonna e la bimba e la fanciulla intatte, per cui non se le proprio mangiate perché altrimenti trovava un poco di cacca, ma non le persone intatte. E in un'altra, invece, una seconda versione, la nonna e il Cappuccetto Rosso mettono un tinone di acqua bollente e fanno sì che il lupo ci cada dentro e muoia. Allora, in ambedue le fiabe c'è questa parte molto cruenta, molto dura, no? E anche con una visione del maschile molto patriarcale, se vuoi, è tutto basato sulla punizione della disobbedienza. Se Cappuccetto Rosso non avesse disobbedito, non avrebbe trovato il lupo. Non è vero, perché lo poteva trovare più in là. Assolutamente. Se no appare solo perché disobbedisce, quindi questo è un bel messaggio. Ed è la stessa cosa che fa l'errore, mettendoci una sorta di morale in fondo, no? Che dice alle fanciulle di non L'avvistamento delle adolescenti. sì, è di non fermarsi con gli sconosciuti, no? Allora, il discorso è che il Perrault era un scrittore di corte. E quindi usa un linguaggio facendo anche degli errori macroscopici, come quello delle scarpe di Cenerentola, perché la Madame, la vecchia della Provenza, perché lui le aveva raccolte en Provence, Approvato. le sue fiabe, aveva detto ver, ma intendeva Weyer, scritto Weyer, che significava scoiattolo. Che erano le pelli più morbide con le quali si facevano le scarpette da ballo. Invece lui l'ha trascritto come verve e quindi come vetro. Poi Walt Disney l'ha trasformato in cristallo. Mo' andà a ballare con le scarpe di cristallo. È un pericolo per sé e per gli altri. È vero, tant'è vero che quando uno vuole un bicchiere d'acqua in Francia dice un verre d'eau, un bicchiere d'acqua, no? Un Sì, bicchiere di vetro d'acqua. E quindi lui sicuramente l'ha preso da questa parola, da verre. Va bene. Allora, Maria Pia, noi ci fermiamo, facciamo un brevissimo stop, non per la pubblicità o per altri motivi, proprio perché separiamo le due cose. Anche perché dopo, voglio dire, questa favola di Cappuccetto Rosso con le sue varianti,
Amici, seguiteci perché ci sono delle cose molto, molto carine, perché ci sono animali che possono cambiare, sostituire, intervenire. Ci parleremo di Italo Calvino, parleremo di tante cose, ovviamente anche della struttura della fiaba di Cappuccetto Rosso. Ma questo a fra poco. Maria Pia, ci vediamo fra poco. Allora ci salutiamo Ciao. adesso e seguiteci perché ne vedremo e ne sentiremo soprattutto delle belle nella fiaba con Maria Pia Minotti. A dopo, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao.